Amici del caffè, ciao a tutti, oggi siamo qua per presentare una nuova torrefazione, il nostro amico Roberto Sant'Ambrogio della torrefazione Vai Mocha. È una torrefazione che ha cominciato la propria attività 28 anni fa, nell'87 pensate, con appunto il titolare Roberto Sant'Ambrogio che abbiamo incontrato, anzi colgo l'occasione per salutarlo e ringraziarlo per la piacevole serata. È una torrefazione che a differenza di tante che sono situate al sud è invece nel profondo nord, nella Brianza, però questo appunto non dimostra la dimostrazione che non è necessario appunto anche al nord ci sono delle torrefazioni d'eccellenza. Il nostro amico Roberto Sant'Ambrogio prepara le miscele e le tosta, lui è il mastro tostatore e ha preparato negli anni un assortimento di caffè di vario tipo, con varie miscele che in queste che abbiamo qua oggi, che apriremo, adesso vedremo quali sono tutte le varietà e assaggeremo. Con gli anni si è passato dalle miscele normali in grani macinati alle capsule, le cialde, che ormai anche qua abbiamo una macchina per assaggiare il caffè in capsule, e poi è passato anche ai caffè aromatizzati, perché anche questi sono un po' la richiesta che vuole il mercato, ma ovviamente non ha perso di vista la cosa più importante, che è la tostatura, che è quella che lui cura personalmente, che è quella che lui osserva direttamente dal caffè che acquista, perché di fatto, secondo la sua filosofia, che chiaramente è quella giusta, il caffè lo acquista giovane, quindi non raccolto molti anni prima, in quanto col tempo i chicchi di caffè crudo perdono e acquistano un sapore poco buono, quindi caffè giovane da tostare e un attento controllo del processo di tostatura. Il caffè va tostato al punto giusto, né troppo poco né troppo, per evitare che si bruci oppure non sprigioni al meglio tutte le sue proprietà organolettiche. Bene, direi che è venuto il momento, adesso apriamo gli scatoloni, vediamo cosa c'è dentro, vediamo un po' tutto l'assortimento e poi pian pianino assaggeremo tutte le varietà che ci ha proposto. Qua abbiamo due scatoline che sono più piccole e leggere, qua probabilmente ci saranno delle capsule, e poi qui c'è uno scatolone che è veramente pesante. Io quasi quasi comincerei da questo, vediamo cosa c'è dentro, apriamo. Queste sono le confezioni che arrivano quando si fa l'ordine online. È una tipica confezione. Qui cosa abbiamo? Abbiamo il caffè espresso in capsule decaffeinato. Il decaffeinato, come sapete, è una delle miscele che non può mancare ovviamente in un assortimento. Sapete bene che il decaffeinato viene prodotto in Italia da poche aziende, ci sono poche aziende che fanno il decaffeinato e quasi tutte le torrefazioni si appoggiano a queste aziende. Alcune acquistano direttamente dall'azienda che produce, altre invece mandano le proprie miscele a decaffeinare. E questo fa un po' la differenza. Ecco qua ci sono le capsule decaffeinate. Eccole qua, ormai il colore azzurro è il colore che contraddistingue le capsule di decaffeinato. Poi cosa abbiamo ancora? Benissimo, abbiamo anche il caffè in grani, che bel sacco, a Vai Mocha. Questo poi lo proveremo a parte, lo macineremo sia nella versione per macchina espresso sia per la caffettiera, per la mocha, eccolo qua. Poi cosa abbiamo ancora? Questa è la... Accidenti, abbiamo anche un set di tazzine, ecco perché era così pesante, perché abbiamo anche sul sito la possibilità di vendere, per chi vuole gustare veramente il caffè, abbiamo anche le tazzine, quelle originali bar, che conservano il calore. Vabbè, ci sono i piattini ovviamente, eccolo qua, Vai Mocha.
abbiamo proprio tutto l'occorrente per preparare un caffè buono come quello del bar. Eccole qua. Adesso apriamo anche queste, dovrebbero esserci appunto le capsule. Ecco qua, accidenti, qua contiene capsule compatibili in espresso, orzo, ginseng, qua ci sono tutti gli aromatizzati, eccoli qua, tisana, tè verde, aromatizzato a nocciola. Questo è tutto quanto, queste che vedete, è tutto per compatibile Nespresso. Espresso bar, qua ribaltiamo tutto. Poi abbiamo anche, guardate, eccole qui, le capsule per lavazza modo mio, che siamo tra i pochi ad avere le compatibili lavazza modo mio. Qui ci sono miscela bar, miscela oro, classica e immancabile decaffeinato. E qua ci sono invece le altre capsule compatibili in espresso, guardate qua quante sono. Abbiamo di tutto, nocciola, infuso ai frutti di bosco, miscela oro anche qua, la classica, qua c'è il decaffeinato, aromatizzato crema d'Irlanda, aromatizzato alla vaniglia. Poi dopo sul sito potrete trovare poi tutte le varietà che di caffè aromatizzati, che sono aromatizzati al cioccolato, che sono disponibili. Bene, queste sono le tè rosso, abbiamo anche il tè rosso. Queste sono le capsule compatibili in espresso. E adesso, sposto un attimo qua il caffè in grani, apriamo l'ultima, qua dovrebbero esserci le compatibili per la lavazza Point, che è la macchina che abbiamo qua. Eccole qui. Queste invece sono le capsule compatibili con la macchina lavazza Point. Accidenti, abbiamo anche le cialde, giusto? Eccole qua. Allora, qua intanto, questo le metto un attimo da parte, queste sono le capsule compatibili per la macchina lavazza Point. Abbiamo anche qua la tisana, la miscela espresso, il decaffeinato, abbiamo la capsula caffè al ginseng, anche qui la miscela oro, orzo, abbiamo tutte le varietà che sono presenti anche per, che sono state realizzate anche per la Nespresso. Quindi abbiamo la lavazza Point da questa parte, la lavazza a modo mio, che è la macchina per casa, da questa parte, qui abbiamo le compatibili Nespresso e qua abbiamo il caffè in grani. Tante cose da provare e scusate, ultime ma non meno importanti, le cialde, la macchina a cialde, abbiamo il solito decaffeinato azzurro e poi le miscele classiche, la miscela classica in cialda ese da 38 da 44. Bene, questo è l'assortimento della torrefazione Vai Mocca del nostro amico Roberto Sant'Arbarogio. Adesso faremo un po' di prove e vi diremo com'è questo caffè.